situazione, raga. L'ho intitolato io così, non lo so come leggiamo, come chiamarlo. Allora, raga, oggi sono qui per creare un profitto. Allora, io quando non ho niente da fare la giornata, devo fare qualcosa. In questo caso, oggi faremo un profitto con la gomma Eva, glitterata azzurro e rosa. Ovviamente, voi potete averla in qualsiasi colore, però vabbè. Allora, raga, questa video creazione la potete prendere come video tutorial, ma io non sono brava a fare tutorial con le altre mani. E niente, raga, oggi farò vedere come siamo, cioè, non stiamo facendo un dolce, però facciamo, li chiamiamo occorrenti o ingredienti occorrenti. Allora, occorrenti per questo video sono una piastra o un ferro tipo quel cotone, vabbè, quel cotone si stira. Poi delle forbici, cartone, perché il cartone non manca mai, gomma Eva, qualsiasi colore, tappi, in questo caso sono due, così, e poi delle biglie, io ho sia queste qua di una forma abbastanza doppia, e poi queste piccoline. Quindi niente, raga, ora iniziamo. Dobbiamo riscaldare prima la piastra, poi dopo vediamo, tra poco. Ok, raga, allora sono tornata in modo coda, perché sì, la coda ci deve sempre essere in queste creazioni. Allora, come prima cosa, raga, che ho già fatto, dobbiamo rintagliare il quadrato, cioè la forma che vogliamo fare, e quindi su un cartone. Quindi ora rintagliamo con il taglierino, però non vi faccio vedere questa parte. Vi faccio vedere appena ho fatto questa e un'altra forma uguale a questa, perché ne dobbiamo fare due. Niente, a tra poco. Ok, raga, ho deciso... Vabbè, dopo lo prendiamo. Ho deciso di voler fare 4 cerchi, quindi 1, 2, 3 e 4. Non lo farò tutto così, perché, raga, ci vuole pazienza, perché oggi non è. Quindi faremo 4. E comunque ho rintagliato tutte e due e ora facciamo i cerchi. Ci servirà quel righello che è appena caduto per fare i cerchi. Eccolo qui. Credo che farò così, sicuro. Credo che farò il più grande, cioè questo. Niente, disegniamo. Però dobbiamo prima dividere il quadrato. Birbini, birbini. Così. E poi così. Ora prendiamo la gomma Eva. Quando prenderemo questo, schiacceremo. Hai capito? Però la gomma Eva la dobbiamo riscaldare, io raga ho paura. Ti prego, fai che funzioni, fai che funzioni, fai che funzioni. Ti credo che vada bene, devo muovere perché altrimenti si fa fredda e quindi non va bene. E via. Cioè, perché? Aiuto, perché queste cose capitano solo a me? Vedete? Questa maniera. Finché ottenete una cosa del genere. Però ovviamente meglio, quindi noi ora ci riproviamo. Vabbè, dai, raga, mi aspettavo di peggio. Io ho un'idea, però. Ho lo scotch. Lo scotch dovrebbe andare bene. Quindi se io facessi in questa maniera... Va bene, quindi ora riscaldiamo di nuovo la gomma Eva. E poi con questo ci aiutiamo. Aiuto, vai. Allora, quindi guardate, riscaldare la gomma Eva in questa maniera. Fatto. Prendere la biglia e schiacciare. Opla, fatto. Questa maniera, che figo è venuto, forse, raga. Togliere sempre se ci riusciamo, perché aiuto, che paura. Ed olè, quindi deve venirvi una cosa del genere. Ora, essendo troppo piccola, lo sapevo, me lo aspettavo. Vabbè, comunque questo è il procedimento. Quindi, raga, più o meno questo, quindi abbiamo capito come dobbiamo fare questi bei giolini. Ora mi sa che io mi metterò un time lapse, però dobbiamo rifarlo, quindi dobbiamo riscaldare questo pezzo, quindi è tra poco.
programma, voglio usare questa che già avevo fatto tantissimo tempo fa, però non l'avevo completato. Così da avere la biglia piccolina, quindi usiamo la biglia piccolina, perché questa qui non va bene, vedete, è troppo piccola per questi. Perché ho sbagliato io a farlo troppo grande. Lasciamo fare i miei errori malsani, io non ci dovevo pensare altrimenti. Vabbè, ui, che paura. E niente raga, prendiamo il tappino, questo qua piccolino, biglia, riscaldiamo di nuovo il nostro pezzo di gomma Eva, credo che in precedente l'abbiate capito. Allora, ho finito tutti quelli lì azzurri e ora devo fare quelli rosa. Però c'è, raga, sono soddisfatta perché da che non li sapevo fare. A ora, che comunque ne ho fatti 12 perché li ho contati per riga. Niente, ora li mettiamo in fila. Li mettiamo da una parte in cui non mi possono dare fastidio perché devo farne altri. Comunque, raga, ho optato per la tecnica di tipo tagliare una striscia e farne altre piccoline. Puoi usare il metodo. Comunque, raga, allora, questo è la base in cui noi andremo a mettere tutti questi cosettini. Ok, questi cosettini poi andranno tagliati in le parti che ovviamente sono solo di ingombro. E tagliate queste, poi andremo ad incollarle con la colla calda, ovviamente, altrimenti. No, però dobbiamo farne un'altra base di questa, quindi io vi risparmio tutta la parte noiosa, cioè quella in cui faccio questa base, però pensate che ne dovrò fare una uguale, identica e precisa a questa, quindi dovrò ritagliare tutti questi, voglio mettermi a piangere, dovrò colorarla, però la cosa positiva è che facendo con la gomma Eva, raga, vi posso assicurare che è molto più veloce, anche se questa biglia mi sta facendo esaurire, che è proprio... va bene. Quindi ora questa la mettiamo da parte, pure quelli. Devo buttare anche questi, raga, perdonami. E quindi niente, raga. Ora altro time lapse per quelli rosa. E poi finiamo e faccio un'altra base e poi vi faccio vedere quando li incollo. A tra poco. Ok raga, ho finito anche quelli rosa e ora dobbiamo fare questo, quindi niente, impegniamoci. Ok raga, allora dopo un'eternità e mezza ho finito ed è questo. Allora qua ne mancano due perché non dimenticate di fare, non ho voglia di farli. Ah no, eccoli, stavo scherzando, sono qui, facciamo finta che li incolliamo. Quindi è finito. Allora raga, il mio progetto era fare rosa, azzurro rosa, azzurro rosa, però ovviamente io mi sono dimenticata del mio progetto e quindi l'ho mandato via via. Allora, volevo dirvi che questo qui, prima di tutto non l'ho incollato perché non va bene, cioè proprio la parte da perché si deve schiacciare non va bene, quindi cioè, vabbè, tipo se io faccio così non va bene, però vabbè, non ce ne faremo una ragione. Vedete, questa è la parte di dietro. Però mi è finita la colla a caldo, quindi non trovo altri, cioè proprio i tubetti non ne ho, quindi alternative non le trovo. Comunque avete capito più o meno come si fa, bellissimo, cioè io duro, però raga, cioè davvero un po' fitto, anche se un po' più difficile a schiacciare rispetto al tappeto, però un po' fitto, quindi cioè, vedete,
castello. Comunque niente raga, appena avrò la colla a caldo ne farò uno migliore di questo e lo incollerò. Finita la colla a caldo, poi quando avrò anche la colla a caldo ovviamente incollerò anche questi ultimi, però comunque levando ieri è molto carino. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo perché sì, mi sono divertita, anche se è stata molto lunga come cosa, ma mi sono divertita. E niente raga, io vado a fare un muah, ci vediamo alla prossima, ciao!